denunciati dai carabinieri di Fenestrelle i due ragazzi, un 22enne di Torino e una 20enne di Villar Perosa, che avevano appiccato l'incendio al bar del Forte di Fenestrelle. Per i due giovani il pubblico ministero ha chiesto il giudizio immediato per furto, danneggiamento e incendio doloso. Hanno infatti prima sfondato i vetri per entrare all'interno del bar e rubare il registratore di cassa, poi ritrovato infrazione Mentul, e poi hanno appiccato l'incendio. I danni sono stati stimati oltre 300.000 euro. Nuova giornata di protesta per gli studenti dell'ITIS Porro di Pinerolo. Sono contraria alla decisione del Consiglio d'Istituto di istituire la cosiddetta settimana corta con il sabato a casa. Nel nostro studio una piccola delegazione dei ragazzi dell'ITIS Porro di Pinerolo ci hanno spiegato le loro motivazioni. Le alternative sono due, quelle che ci sono state proposte. Il sabato verrebbe sostituito con due pomeriggi. Nella settimana noi avremo due pomeriggi e una sesta ora. Due pomeriggi consistenti in tre ore l'uno, e quindi in cui usciremo alle 5 meno 10. E poi una sesta ora in cui usciremo alle 2:20. Solamente che ci sia permesso di mantenere l'orario come si è sempre mantenuto finora, come hanno fatto tutti gli altri istituti, compreso il Porporato e l'Istituto Marie Curie qua di Pinerolo, che hanno deciso, che hanno constatato che in effetti per gli studenti fosse migliore questa alternativa, in quanto sovraccaricano meno gli studenti di studio durante la settimana. Noi chiederemo solamente inizialmente di essere ascoltati, cosa che fino adesso non ci è stata concessa, perché dopo tre giorni di sciopero nessuno si è interessato a noi, a parte i nostri professori, che sono d'accordo ad ascoltarci e a farci parlare. Domani, nell'ambito di Coscienza e Conoscenza, incontri paralleli, alle 18 nella libreria Mondadori in piazza Barbieri 15 a Pinerolo, si parla di la gioia di vivere, corpo, emozione e mente, come poterli gestire con gioia ed entusiasmo. Relatori Rosina Ughetto, Mauro Mossino e Laura Rocco.